per andare in onda Summer Holiday. Andare in onda Summer Holiday. Buongiorno signore e signori, benvenuti su AP Web Radio Social TV. Anche oggi, 9 agosto 2023, sono le 10:35 minuti primi, ci sono 25 gradi centigradi e noi siamo qua collegati da Alcamo, provincia di Trapani, nella meravigliosa Sicilia, insieme alla nostra mitica Elisabetta Gania. Buongiorno, ciao Eli. Buongiorno a tutti. Come stai, Elisa? Io benissimo, c'è questo freschetto, questo che c'è? Il freschietto, freschietto. Dai, iniziamo. Cominciamo bene. Allora, facciamo gli esercizi di dizione. A, E, I, O, U, che sono? Ypsilon. No, ah, che no. C'è? A, E, I, O, U, Afango. No, non si può dire quello. No, non penso proprio. C'è un po' di aria di festa sì, oggi? Io non parlare di aria con Francesco in studio. No, perché, signori, qui davvero potrebbe diventare la questione un po' pesante. Molto quindi, pesante. Dobbiamo cercare di contenerci. In ogni caso, noi siamo collegati dove e dove è possibile vedere la nostra diretta. Siamo collegati sui nostri social, quindi in diretta Facebook, ma anche sul nostro sito www.apwebradiosocialtv.it. Ma possono anche vederci, come dici tu, comodamente seduti sulla poltrona di casa loro in TV canale 93 del digitale terrestre, grazie a video su Video Sicilia, grazie a Girolamo Elios Turano. Ma brava, hai studiato tutta la notte, non hai dormito? Hai studiato tutta la notte. Salutiamo tutte le persone che già sono collegate su Facebook, ma è possibile vedere anche la diretta non soltanto su Facebook, su YouTube e sul sito ufficiale www.apwebradiosocialtv.it. Salutiamo Francesca Lanzarone che è già collegata. Ciao Franci. Bene, oggi una puntata interessante come le ultime che ci sono state da qualche settimana a questa parte, perché Summer Holiday non è soltanto un programma di Summer Holiday non è soltanto un programma di intrattenimento, ma è un programma di cultura, ma soprattutto di cultura musicale. E Francesco, noi conosciamo in questo programma tanti artisti emergenti che molto spesso di emergente diciamo che non hanno quasi niente, perché sono già belli navigati, eccetera. Di default sono abbastanza preparati e molto, molto diciamo conoscono bene la musica. Infatti oggi avremo ospite per la nostra intervista Mr. Papel. Mr. Papel mi ricorda tipo Papel, a casa dei Papel. È spagnolo. Comunque già qualche domanda c'è subito con vediamo insomma di fare un pochettino di chiarezza anche su questo nome artistico Mr. Papel. Però prima di iniziare con Mr. Papel, ovvero con Marco Melani della Paco Music, salutiamo anche Patrizia Colombo che ci dà la possibilità con la sua collaborazione di conoscere tanti artisti, ma di conoscere anche tanta bellissima musica italiana che e è non fantastica. Fantastica, eccezionale. Noi dobbiamo dare avvio alla puntata, esatto. E come facciamo di solito, dobbiamo mandare la sigla. Siamo pronti? 1, 2, 3. Sigla!
Come ti sentiresti se il mondo intorno a te fosse incomprensibile, minaccioso, senza certezza di cosa gli altri si aspettino da te? Migliaia di famiglie hanno bisogno di una guida per prendersi cura dei propri cari affetti da autismo. L'inclusione è l'unico impegno che riduce le distanze, perché una cura non esiste. Aiutaci a sostenere centinaia di famiglie coraggiose con una semplice firma. Axas crea ponti dove altri seminano rifiuto. Dona il 5 per 1000. Siamo ritornati in studio, lo studio 1 di AP Web Radio Social TV. Ovviamente dico studio 1 perché solo questo abbiamo, non ce ne sono altri, ma noi ce lo teniamo stretto. Siamo contenti di questo, del lavoro che stiamo facendo, e soprattutto siamo contenti di tutto il feedback delle persone che ci lasciano ogni giorno contenti, perché dicono che quello che facciamo lo facciamo, insomma, nella maniera giusta, divertente, insomma, con professionalità. Tu che dici? La nostra Elisabetta! Buongiorno di nuovo! Wow, ci vediamo adesso, quindi possiamo dare il nostro buongiorno al 100% a tutti. Sì, come lo volevi dare il buongiorno? Al 10%? Come lo volevi dare? All'inizio non ci vedevano, capito? Quindi non ci vedevano. 100%. Adesso ti faccio vedere meglio, sì, signora Elisabetta! Ciao, quindi... Elisabettania! Ti accendo il sole, come stai oggi? Di, raccontaci. Bene, bene. Che hai fatto? Va bene grazie. Così, non ci racconta più niente. Spazio. Niente, buongiorno di nuovo. Volevo salutare Fabrizio Olivieri che scrive buongiorno famiglia. E quindi, ciao buongiorno. Fabrizio, direttamente da quel di Napoli, Radio Play for you. Vedi Fabrizio che abbiamo oggi qui? Abbiamo portato il DJ Francesco Loporto, pronto ad allietarci con un po' di musica. Vai Ciccio, fai sentire un po' come fa il tuo DJ set. Dai, dai Ciccio. Anche questa è musica. Così, grande Paolo, Ciccio, Paolo. Grande Ciccio. Fai vedere Elisabetta. Sì, Paolo, pure tu. Sì, io lo faccio così. Pure, ma non sono in video, quindi non si vede. Ma torniamo a noi, perché oggi un artista importante, sì. Lui fa parte della Paco Music Records. Considerate che aspetta, c'è. Ci sei? Aspetta. È qui. Adesso prova, adesso ci sei? Sì, ci sono. Sentite. Ciao Marco! Perfetto. Allora, per sentirci ti sentiamo. Adesso vediamo di vederti pure, se siamo pronti. Elisabetta, regia, ti presento Mr. Papel! Ciao! Aspetta che adesso ti sistemo con il video. Regia, dico, andiamo avanti. Comunque, come stai tu? Io bene, qui, nel caldo romano. Ah! Bene. Caldo un po'. Allora, considerate che dopo una lunga gavetta da frontman, Mr. Papel esordisce in qualità di solista con Ricordi che non ho, un tuffo nella fragilità che divengono punti di forza, eh?
Questo brano è molto molto strong, molto bello. Considerate che Mr. Papa dal secolo Marco Melani è un musicista polistrumentista e cantautore romano. Inizia senza mai abbandonarlo lo studio del pianoforte classico in tenera età e questo determina tutto il suo mondo musicale. In qualità di fonico teatrale collabora con molte compagnie in tournée nazionali, componendo anche alcune colonne sonore grazie alle quali si aggiudica riconoscimenti e premi in varie rassegne. Romano di nascita ma cosmopolita per attitudine, viaggia per il mondo stabilendosi a Buenos Aires, Londra, Parigi, New York e Varsavia. Laureato in architettura, in ogni luogo che visita trova e trae ispirazione da forme e strutture, arricchendo il suo bagaglio personale e professionale di una moltitudine di culture e contaminazioni. Complimenti! Quindi tu sei per il bello. Per il bello, poi dipende che cosa si intende per bello. Solo per il tuo bello. Per il mio bello, ma per quello che piace in genere, cioè ognuno ha il suo bello, no? Il proprio gusto. Assolutamente. Però Paolo, hai detto un po' tutto quello che volevo chiedere io, dico un po' di... No, io non ho fatto domande, io ho soltanto presentato Mr. Papel. Iniziamo subito invece con la prima domanda seria. È la prima domanda. Perché seria? Mr. Esatto. Papel? Perché proprio questo nome? Ma la storia è un po' lunga, cerco di sintetizzarla. Come avete detto, io facevo il fonico teatrale e una volta, insomma, alla fine degli spettacoli ci si riunisce, no? Con gli attori, la compagnia, quindi io facevo il fonico. E una serata c'era un'attrice, ora la faccio molto breve, che appunto ha iniziato a dire: io facevo uno spettacolo dove mi spogliavo, c'erano dei fogli di giornale, li tagliavo, insomma, uno spettacolo di ricerca. A un certo punto qualcuno chiese: e come si chiamava lo spettacolo? E lei disse: Papel. E io dentro di me ho detto: bene, questa te la prendo, perché mi piace troppo il nome. Bene, bello, no? Poi ovviamente è un nome che si addice a tante cose, nel senso Papel è comunque vuol dire carta, e quindi è qualcosa che rimane, qualcosa dove ci si scrive, dove ci si buttano delle idee, quindi in realtà è un nome che mi è piaciuto anche per quello che rappresenta, quindi è perfetto. Sì. E prima di essere Mr. Papel, come sei diventato Mr. Papel? Quindi quando hai iniziato un po' con la musica, perché... Allora, io ho iniziato da subito, da bambino studiavo il piano classico, quindi sono stato subito buttato nella musica e devo dire che mi piaceva tanto lo studio del pianoforte, lo studio in generale. Poi piano piano nel liceo, no, la scuola, si formano le prime band con i compagni e quindi nasco anche da un passato abbastanza duro, quello dell'heavy metal, ma perché è normale per un adolescente. E poi ad un certo punto, dopo questo episodio, no? Che vi ho detto, insomma, stavo lì, volevo formare un gruppo e ho formato i Papel. Quindi dove ero, comunque scrivevo i brani, la voce, la chitarra, questo gruppo si sono poi avvicendate varie persone, fino a poi ad avere una... come dire, una struttura più solida, e però poi alla fine, diciamo, volevo dire quello che veramente sentivo senza aggiungere a compromessi, perché comunque una band in qualche modo devi sempre mediare con gli altri componenti, e quindi ho trovato abbastanza naturale questo percorso solista dove posso esprimermi al meglio, insomma. E di quanti elementi era costituita la prima band? Beh, la prima band ha avuto vari elementi. Da un certo punto eravamo tantissimi, perché volevamo fare, non so, gruppi tipo gli Arcade Fire, Sigur Rós, quindi avevamo due violini, tastiere. Diciamo, la forma più stabile è stata quella del violino, chitarra, basso e batteria, e ovviamente dove io suonavo chitarra e cantavo. E poi l'ultima formazione erano due chitarre, batteria e basso. E niente, poi adesso sto io da solo, me la suono e me la canto, come si dice a tempo. E vabbè, però come si dice, meglio soli che mal accompagnate. Non ero mal accompagnato, anzi, devo dire che senza quei ragazzi comunque è rimasto un bel rapporto, e questo non esclude poi il riprendere
diciamo, riprendere in mano la band. Però in questo momento ho sentito l'esigenza di proseguire da solo, ma assolutamente no, devo molto a quei ragazzi, devo molto a tutti. Sì, infatti noi stavamo scherzando ovviamente, sì. Marco, il primo brano che avete suonato, proprio il primo brano in assoluto, avete messo sulla band e dice cosa suoniamo come prima cosa? Come prima cosa un pezzo mio che feci, che si chiama Opium, perché comunque mentre adesso la cerco di cantare in italiano, anzi diciamo è abbastanza naturale come percorso, in quel gruppo invece ci alternavamo, comunque prevalentemente i pezzi erano in inglese, e questo era un pezzo che si chiama Opium, dove il titolo può sembrare chissà che, ma non aveva nulla a che fare con l'oppio, era, diciamo, i titoli e i nomi vengono sempre dati, almeno per quanto mi riguarda, in base al suono. Comunque suonava bene, stava bene, si incastrava benissimo con la musica, quindi questo brano comunque è stato il primissimo brano Opium, che rivedeva un po' quello che era il post-punk, anche gli Smashing Pumpkins, Cure, veniva un po' da quel tipo di atmosfere. E come si chiamava il gruppo? I Papel. I Papel, scusami, mi era sfuggito. Paolo, no, perché sto cercando su YouTube. Ah, tu stai... Sì, sto vedendo se c'è qualcosa per fargli una sorpresa. Sì, guardate, dovreste... C'è una cosa su YouTube del gruppo che si chiama... È un unico video che abbiamo fatto, che si chiama Walk Myself. Non so se si trova, perché comunque YouTube è abbastanza difficile riuscire a trovare. Poi ce n'è un altro che si chiama Lei, e quello è un pezzo in italiano. Dove ci sta in questi brani, nel primo What Myself No, nel secondo c'è il violino di Elisa, che è una grande violinista che viene dal conservatorio, e la seconda è prettamente una storia sentimentale, d'amore, basata sulla lontananza di questi due personaggi. Io ero in quel momento, mi sembra fossi a Buenos Aires, quindi forse in Inghilterra, ed è nato in quel momento una sorta di... diciamo, mi sono immedesimato in questa storia ed è nato quel brano. Sì, allora io su YouTube effettivamente così all'improvviso è difficile riuscire a trovare del materiale, però non importa. Allora, tu hai viaggiato tantissimo, perché abbiamo letto che sei stato praticamente, sei un cittadino del mondo a tutti gli effetti. La musica degli altri popoli, degli altri posti, come ti ha influenzato? Ovviamente quello che succede in tutti, noi abbiamo un imprinting, comunque da quando siamo bambini abbiamo degli ascolti che alla fine entrano dentro di noi inconsapevolmente, e poi sta a noi, in base a quello che ascoltiamo e sentiamo, fare le nostre ricerche. A me ovviamente quello che ha segnato più di tutti è il sound inglese. Non lo so, proprio mi piace tanto. Stile Ikin, queste cose così. Ma un po' più banale, diciamo, dal post-punk, quindi Smiths, Cure, Joy Division, che a me piace, anche se sono dei sound molto depressivi, possiamo definirli così, ai Radiohead, ma non solo, un gruppo che adesso è un po' tornato alla ribalta è Blur, quindi tutto quello che era il Britpop, e perché no anche gli Oasis, ma anche adesso il sound che è uscito qualche anno fa in pieno periodo Covid, quindi i Fountains DC, gli Idol, oppure anche i Proto Martyr, che sono però una band americana. Certo, anche il sound americano, la musica americana mi piace molto, quindi voglio dire, da tutto ciò che viene dagli anni 70 in poi, quindi in qualche modo ascolto molto il genere anglosassone, ecco, possiamo generalizzarlo così. Quello poi che un po' adesso potremmo anche definire un pochino anche soft rock. Il soft rock, sì, ma ad esempio altre band che a me piacevano molto era un genere che adesso viene definito indie. Sì, però, purtroppo sì.
la vera definizione è lo shoegaze, quindi gli Slow Dive, per esempio, è una band che secondo me è sottovalutata, ma anche l'indie, che potrebbe essere inteso come io sto citando nomi, ora magari gli ascoltatori si annoieranno, spero di no, magari No, è uno vai. stimolo non so, ma ci sono gruppi veramente sconosciuti, però secondo me dal grosso potenziale, c'erano i Castro del Sol, Io la tengo, che era una grande band, oppure anche una band italiana che ha avuto abbastanza successo all'estero, poco in Italia, che erano i Blonde Redhead. Sono due fratelli, due gemelli di Milano, che sono andati a New York, sono stati prodotti poi dai Sonic Youth. Insomma, tutto questo è un po' quello, la mia ricerca, i miei ascolti. Poi ovviamente ascolto di tutto, non è che sono, tra virgolette, razzista, no? Nel senso, ascolto anche, non, voglio dire, se mi capita anche la trap, cioè ci sta. Voglio dire, se è quella ben fatta, non so, qui adesso da Ma Roma il assolutissimamente concerto. sì, ma assolutissimamente sì. Per, io già, guarda, vedo una, come si suol dire, un'amposta in dialetto dalle nostre parti, proprio una catasta di CD messi dietro, Sì, che esatto. è già bello da vedere. Io quando vedo queste cose, per me fa arredamento, fa storia, fa cultura, il Ma che... diciamo che i CD sono un po' anacronistici, però posso dire una cosa, che ad esempio il supporto digitale adesso, sì, ok, è bello, però io quando prendo il vinile, sarò boomer, non lo so, per quello che volete, però quando prendo il vinile e lo Qua ti metto... rispondo come dico a tutti quanti, chi mi fa questo discorso: sposami adesso, qui, ora. Non lo so, è un'altra cosa, anche se ascolti, non skippi, come si dice, non è che metti il brano e vai avanti, ok, Sì. mo no, cioè, Non puoi sei... andare avanti veloce, uno perché rovini la puntina, due perché perdi il piacere dell'ascolto del vinile, che ha tutta una sua magia. Sì, poi possiamo parlare della qualità, per carità, probabilmente la qualità del digitale, di altri supporti, possiamo definirla migliore, non lo so, quello poi dipende anche dai gusti. Però l'emozione che tu provi col supporto, col vinile, è un'altra, è diversa, è poesia. Ecco, quella possiamo definirla, insomma, cioè sei Sì, tu che c'è ascolti. un grande ritorno sia anche nel mondo, come dicevo, del clubbing, sia nel mondo anche del semplice ascolto, quindi dell'ascolto indoor, il ritorno all'hi-fi, quindi con l'amplificatore, il vinile, con la sua posizione perfetta per non farlo, per essere meno oscillante possibile, e il che dice che qualcuno ancora tiene ad ascoltare della buona musica. Il DJ con i Technics, con i due piatti. DSL 1210. Dai. Si sono trovati tutti e due. Sì, ma Francesco si trova sempre. Quando parli di musica, Sì. Francesco ci si trova Poi metti la parolina sempre. magica vinile e lui. Lui impazzisce completamente. Ma comunque abbiamo parlato un po' di musica degli altri, quindi di musica che ti ha ispirato, che ti piace, ma io volevo parlare un po' della tua. Ad esempio, una domanda, ma i tuoi brani li scrivi tu? C'è una collaborazione con qualcuno? C'è qualcuno che ti aiuta? Come viene fuori un brano? No, il brano viene da solo, li scrivo io. C'è poi una fase che è quella più difficile, perché quando tu in genere sei ispirato, tra virgolette, non è che l'ispirazione viene così, l'ispirazione viene perché magari hai uno stato d'animo che ti rende talmente sensibile, ognuno poi in qualche modo reagisce a suo modo, e chi fa musica reagisce scrivendo, chi fa poesia reagisce scrivendo poesie, chi è sportivo reagisce magari andando a correre o sfogandosi così. Il musicista si sfoga in questo modo, quindi in qualche modo il brano esce. Poi più o meno hai un'idea, la vera sfida, quello che è veramente difficile, poi l'aspetto della produzione. E in quel caso, se non sei un produttore, ed io non sono un produttore, devi appoggiarti a qualcuno. E lì iniziano le battaglie vere, perché magari non sei convinto di un'idea, perché magari il produttore ha altre idee, perché usa determinati suoni, perché poi c'è una cosa che a me non piace, ma purtroppo è inevitabile, che sono le reference, quindi gli devi dare determinate reference giuste, ovvero degli esempi su cui lui poi basa la produzione. E fino a che poi il brano non è finito. Comunque la composizione è quella, è mia, cioè testi e parole sono mie. Aperto a nuove collaborazioni sicuramente, infatti adesso sto scrivendo insieme ad un ragazzo rapper, trapper,
un nuovo brano e vediamo insomma quello che accadrà. Ma certo, siamo curiosi di attendere il nuovo brano, però avevo una domanda un po' curiosa, no? Tu sei un pianista classico, giusto? Nasco come pianista classico. Come pianista classico, poi hai avuto la possibilità di diventare fonico teatrale, quindi quando c'è nella fase di produzione tu sei proprio lì accanto al fonico? No, allora dipende dal produttore, nel senso che dipende dal produttore, perché ci stanno dei produttori che vogliono questo scambio, altri produttori che invece dicono no, guarda, faccio io, sì, dammi delle reference, facciamo poi un briefing, cioè ci vediamo, ti faccio ascoltare quello che ho fatto, se ti va bene, non ti va bene, quindi dipende un po', insomma, esiste il mondo della produzione, è vario, quindi in questo caso nei brani che ho prodotto, quindi tra cui uno è quello che penso, insomma, quello che è online, c'è stato sì uno scambio, ma fino ad un certo punto. Quello a cui aspiro è in realtà affiancare il produttore, ok? So che potrebbe essere qualcosa che può dar fastidio alla produzione, ma secondo me è la cosa anche più giusta per l'artista, perché comunque alla fine il brano è il tuo e basta, cioè insomma, certo. Devi essere sicuramente aperto al dialogo, al compromesso, assolutamente, perché non penso di avere le idee assolute, assolutamente no, anzi alcune volte le altre idee sono migliori delle mie, però sicuramente ci vuole uno scambio, è come se per esempio il produttore fosse un componente del gruppo, quindi bisogna cercare la persona giusta e quando la trovi te la tieni, perché non la lasci andare più. Bene, bene, bello. D'altronde la musica è amore, quindi... Ah beh, perché voglio dire, penso voi lo sappiate, se non c'è amore per quello che si fa, meglio lasciar perdere. Non si fa. Lo si fa solamente per quello. Ma sicuramente. Bene, oggi siamo qui a presentare il tuo brano, Ricordi che non ho. Avevo proprio una domanda. Cosa vuoi trasmettere a chi ascolta questo brano? Allora, come ho detto all'inizio, è un brano che nasce da un distacco dovuto anche alla... sì, insomma, a varie cose, ma anche alla lontananza. E quello che voglio trasmettere è essenzialmente questo, un messaggio che da un punto di vista è malinconico, no? Quindi c'è tutta una sofferenza legata a questo distacco, all'elaborazione del lutto. Però alla fine quello che volevo veramente esprimere e dire è anche un concetto di rinascita, cioè bisogna in qualche modo ripartire da se stessi e quindi bisogna per forza andare avanti, mai buttarsi giù, anche se è inevitabile, insomma, quando qualsiasi cosa finisce, può essere una redazione o possono essere tante altre cose. Però l'unico modo per uscirne è reagire, quindi questo brano è un invito a reagire, ad andare avanti e buttarsi un po' alle spalle quello che è stato e quindi avere dei ricordi che però non ci sono più, in qualche modo. Sono dei ricordi che però non ti devono pesare, sì, tanto. Non ti devono pesare, anche se poi ovviamente la realtà è un'altra, ma è anche vero che poi quello che volevo esprimere è anche questo, che alla fine di una relazione in qualche ognuno tende a edulcorare, a in qualche modo a fare diventare belli dei ricordi, un passato che poi magari in realtà nel momento in cui si elabora così bello non lo era, quindi sono dei ricordi che non ci sono, dei ricordi falsati. In qualche modo era come voler consolare, no? chi ha avuto queste esperienze, come a dire guarda che poi alla fine tutto sommato è andata bene così, perché quello che te sembra che sia la cosa più bella del mondo probabilmente non lo era, e sono dei ricordi che non ci sono. Bello, un bel messaggio secondo me. Bello. Polone, lo possiamo sentire o dobbiamo... Certo che lo possiamo sentire. Lo dobbiamo sentire. Allora, ricordi che non ho, un pezzo capace di coniugare perfettamente passato e presente, senza tralasciare uno sguardo sospeso tra malinconia e speranza.
rivolto verso il futuro. Una coniugazione sonora, testuale ed intenti che, mediante il racconto di un'esperienza diretta, vissuta in prima persona, è in grado di abbracciare e connettere il pubblico di ogni età, mettendo in luce quanto, a prescindere dalle vicissitudini e dalle vicende individuali, differenti per ciascuno di noi, alcune dinamiche emozionali ci rendano tutti estremamente simili, vulnerabili, oltre le nostre corazze e forti delle meravigliose fragilità che ci attraversano. Signori e signori, lui è Mr. Padel con il suo brano Ricordi che non ho. Torniamo tra un attimo. Ricordi che non ho, un brano che a me personalmente piace tantissimo, perché comunque secondo me ci sono tre fasi in questo brano: l'elaborazione, come prima dicevi tu, poi si arriva alla consapevolezza, che dici la frase, ora non me la ricordo perfettamente, quando anche stavolta rimango qui, cioè non cado, e poi secondo me finisce con la speranza, perché comunque non sei più tu a farmi restare nei ricordi che non ho. Ora non ricordo perfettamente le parole, però mi piace tantissimo. Beh, grazie. Concordo. Anche perché mi ha ricordato un po' questo brano un gruppo, adesso che non seguo moltissimo, però che mi piace, ed è italiano, l'Officina della Camomilla. Non so se conosci, no, un po'.
Sì, li ho sentiti, però insomma non li conosco benissimo, però. No, neanche io li conosco benissimo. Ho sentito sì e no due canzoni che mi piacciono tanto. E mi ha ricordato un po' quel, comunque, quella melodia che poi c'è sotto che ti dice wow, questo brano spacca. Però non ti fermi solo a quello, perché ascolti le parole e wow, veramente. Polone, io sono innamorata di questo brano, che dobbiamo fare? E cosa devi fare? Come tutti possono benissimo andarlo ad acquistare su Spotify o su tutte le altre piattaforme? Dove possiamo trovarlo questo brano, Marco? Allora, su tutte le piattaforme, quelle principali sono ovviamente Spotify, basta digitare Mr. Papel, è scritto Mr. Papel e il titolo della canzone che è Ricordi che non ho. La stessa cosa su YouTube, dove potete ascoltare in streaming ovviamente, sempre Mr. Papel, Ricordi che non ho. Poi chi vuole può seguirmi su Instagram, dove il mio, diciamo, nick, il mio profilo è Mr. Papel, poi il trattino sotto, l'underscore, cioè il trattino sotto, official. E lì magari trovate nelle storie o anche nelle, nei post, insomma, i live che faccio, oppure i link, le interviste e tante altre cose, insomma, per chi volesse seguirmi, insomma, lì trova un po' tutto. Poi ovviamente anche su Apple Store, su tutte le piattaforme digitali, basta mettere Mr. Papel e Ricordi che non è. Per il momento, perché poi usciranno anche altre cose. Insomma. E infatti era la domanda successiva, la domanda di rito. Progetti futuri? Allora, progetti futuri sono sicuramente, perché sono stato un po' produrre altre cose. Tra l'altro, prima parlavamo della produzione, il mio obiettivo è quello di cioè di riuscire a produrmi da solo, quindi di mettermi lì e studiare, però al momento preferisco affidarmi a persone competenti, perché comunque ognuno fa il lavoro, il suo lavoro, quindi il produttore è giusto che lo faccia e io mi affido alla produzione. Comunque ad ogni modo i progetti futuri sono live, comporre nuovi brani, produrli, e ora insomma credo ad ottobre dovrebbe uscire un nuovo brano che fa parte di un pacchetto che ho prodotto in precedenza, e il nome è Colori. Questo è un brano più molto intimo, molto, e è una storia, è un po' una sfida come storia, perché praticamente si parte sempre da un distacco, quindi c'è sempre questa elaborazione, dove però questa persona, io ho immaginato il padre nei confronti di una figlia che non ha avuto, però potrebbe essere nei confronti di una madre, nei confronti di qualsiasi affetto, immagina delle azioni, associando ogni azione ad un colore. Quindi, insomma, in qualche modo una filastrocca, vuole essere un po' una sfida, insomma. Io lo trovo comunque un brano poetico, a me piace, è piaciuto anche questo modo di associare dei colori a delle azioni. E quindi spero che piaccia. E allora non possiamo che estendere l'invito ad ottobre, appena uscirà il brano Colori, per ascoltarlo e commentarlo assieme qui, no? Magari. Bello, mi piacerebbe. Allora, io ho una domanda che faccio generalmente a tutti, perché sto cercando di in tutti i modi convincere Patrizia a venire intervistata, anche se la vedo abbastanza dura, però nello stesso tempo volevo un feedback sulla Paco Music, se la consigli, e soprattutto com'è Patrizia. Allora, la Paco Music la consiglio soprattutto per un motivo, ora senza voler essere, perché la Paco Music innanzitutto ascolta. Devo dire che io ho avuto più etichette che si sono interessate, cioè uno produce i brani e li invia alle varie etichette, ho avuto più etichette che si sono interessate, però devo dire che Patrizia, quindi la Paco Music, mi ha colpito perché prende in considerazione la musica, ascoltano il brano, ovviamente deve piacere il brano e poi basta, cioè conta quello, se credono in qualcosa ti seguono. E quindi ti senti in qualche modo che entri a far parte di questa famiglia. Patrizia è una persona molto umile, è una persona che ascolta, e quindi la consiglio proprio per questo. Insomma, se poi voi credete nel progetto,
la Paco Music è sicuramente il posto, la casa, la famiglia ideale. Poi ovviamente con Patrizia stiamo cercando, è difficile entrare in questo mondo, però anche di creare delle community, perché comunque la Paco Music in realtà è attiva su tutta Italia, è una realtà che parte da Milano, nasce a Milano ed ora comunque si è spinta fino a Roma e credo anche abbia dei talenti nel sud Italia. Quindi in qualche modo quello che si sta cercando è anche di creare delle piccole realtà, comunità, che ne so, a Roma, fare una sorta di, chiamiamolo, collettivo di artisti romani che possono poi nel territorio suonare ed essere attivi, insomma. E quindi è una realtà molto dinamica e comunque fidatevi che ascoltano il brano e se credono nel brano, se il brano piace, sicuramente entrerete a far parte della loro famiglia. E questo è Patrizia, perché poi alla fine c'è poco da fare, la Paco Music è Patrizia. E quindi insomma anche io rinnovo l'invito ad essere intervistata, perché comunque è veramente una bella persona. Bene, e allora speriamo che Patrizia accolga anche il tuo invito ad essere intervistato, ma più che altro, ma sai cos'è? È perché parlare del proprio lavoro, meglio farlo con chi lo fa, meglio, cioè se tu fai un brano, a chi intervistiamo noi? Le persone che ascoltano il brano possono dare il loro parere, ma la cosa più, diciamo, il parere più importante è quello di chi lo ha fatto il brano, quindi in questo caso la Paco Music, Patrizia Colombo, chi meglio di lei può presentare la propria attività? Comunque i vostri feedback sono stati finora incredibili, perché è come se vi siete tutti messi d'accordo e invece no, non vi siete parlati tra di voi, immagino, ma avete tutti lo stesso parere nei confronti di Patrizia e questo conferma la grandezza di questa persona. Bene, allora, signore e signori, è stato con noi Mr. Padel in arte, Marco Melani, praticamente nella, il nome, Papel, il tuo vero nome. Padel. Ah, Papel, Mr. Papel, scusa. Padel è lo sport, Papel vuol dire, com'è la casa dei Papel? Paolo, hai fatto una gaffa. Sì, vabbè, io le faccio di continuo. No, perché no, assolutamente, perché poi, se mi volete seguire... Papel con la P. Papel, sì, no, nel manifesto ho scritto bene. Immagino, spero di sì. Sì, ma sì, magari. scritto bene. Va però bene. Padel non era male, dai. No, vabbè, padel non c'entra niente. Comunque fate lo sport, ma soprattutto ascoltate la musica e condividetela, condividete gli artisti emergenti. Grazie ancora a Mr. Papel e noi torniamo tra un attimo alla prossima volta. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Dando il mio fuoco.
mafia. Siamo la Sicilia, sono fuori, prendo aria. Tu ti credi, ti critichi perché soldi in tasca. Li faccio da solo, quelli tuoi sono di papa. Te la metto a cuccia perché fa come una cagna. Puttana. Vede Gilo e fa la brava. Sto cambiando vita per avere quella piatta. Faccio le mie moves con un bro a centro piazza. Faccio le mie skills come Maure non la passa. Li saluto sopra un BMW, dico wasso. Wow, wow, sangue sull'iPhone. Sangue sul tuo viso, adesso puoi essere un blog. Sveglio presto, fatto da ieri e sono fresco. Nemmeno ricordo cosa ho fatto su quel letto. E adesso, cosa ci trovi nel borsello? Mi ha lasciato il numero perché le faccio sesso. Wow, chiamo mio cugino che ora sta meglio. Di fresca sa tipo di schiavo fresco, ok? Dentro la testa un manifesto. 91 ok, stiamo pensando al successo. 91 ok, mamma, sto facendo presto. Perché se non riesco posso cadere depresso. Divido in giri perché lo vuole davvero. Sa che posso farlo e che io lo farò sul serio. Nel mio petto mentre sto fumando l'Icos. Fa la stanza però I love. Sai che sono psycho, ero diverso da loro. Queste copie non le copio. Sono tipo come un cazzo di King Kong. Dentro questa jungle sto creando un kingdom. Lei mi manda kiss, vuole fare big porn. Big party, tolgo il cielo dal mio collo e nascondo la big glow. Signorita, ora basta, vattene via. Mi sta chiamando Evan, vieni a casa mia. Corro, corro come se ho fatto rapina. Ma sto andando in studio perché sono real. Debla. No, no, 91 gang. Wow, wow, yeah, yeah. Lui era Marco. Come si chiama Marco? Facciamo un altro errore. Meglio ridere, assolutamente. Meglio che piangere. Meglio ridere. Ma comunque meglio abbiamo appena ascoltato Itgaf. Siamo ritornati qui. Marco Amodeo, visto sì, che me lo sono ricordato. Hai visto? E allora siamo in compagnia di Elisabetta, che qua non è venuto nessuno. E Ciccio lo porta. Ciccio è venuto con la console, ci ha tenuto compagnia. Però abbiamo un'altra persona che è pronta ad entrare in diretta. Signori e signori, è lui, se c'è, non lo ciao so, perché adesso c'è Fabrizio Olivieri da Napoli. Ma buongiorno. Guardo proprio il sorriso di Francesco che non c'è praticamente. E poi la fa spinta la console. Proprio questo dicevo, visto che è saltata ogni connessione, ogni cosa. Ma perché? Sì. Perché Francesco lo porto e mette lì la console. Come buongiorno va, a tutti, ogni tanto mi ritaglio un piccolo spazietto di tempo per essere presente a questa, come ho detto io, grande famiglia. Tu sei stata veramente emozionante, hai letto il mio messaggio. Sì. Paolo, buongiorno. Ciao Fabri, sono qua, sono qua. A parte gli incendi, come va? Tutto bene, insomma, alla fine qua ancora le persone quelle non si sono bruciate, si sono bruciate soltanto le vegetazioni, diciamo, siamo rimasti senza vegetazione. Purtroppo, purtroppo. E lì a Napoli si è rinfrescato il tempo? Ma guarda, ti dirò sì, perché è già quasi una buona settimana che stiamo dormendo beatamente, anche qualche volta con il lenzuolino addosso. Perché bene, è rinfrescato. Un po' frizzantina la sera, poi qui insomma è anche un po' più in altura. Si sta no, ma devo dirti che anch'io è da un paio di sere che dormo di nuovo col lenzuolino. Bello. Lasciamo perdere Ciccio. No, Francesco ha sicuramente una ventina di chili di grasso, quindi non soffre il freddo. È vero, stai continuando a mangiare, Frank? Ma stai continuando a fare minchiate, Sadia. Naglia. Ma per il resto... È così tanto. Sta facendo un po' arrabbiare Paolo. No. Ma tu che ci racconti, Fabri? Allora, io come un po' avete anche visto da qualche foto e video che ho mandato, ero un po' impegnativo abbiamo con visto dei lavoretti, così ne approfitto perché ho un po' di tempo a disposizione. E visto che io faccio tutto da solo, qua io tutto operai, fare. Non vengo. Sì, no, nel senso che riesco a fare le cose praticamente da solo, metto un po' di tempo in più, fa niente, magari, però ci riesco, dai. Però abbiamo visto che è uscito fuori il bel piatto doccia, tutto sistemato.
Eh sì, perché tra la domanda e richiesta, sai quando tu fai fare un preventivo cosa succede? Che chiedono delle cose fuori budget e allora fai da te, è sempre buono. Francesco, guarda in camera. Non la sa peggio, Fabio. No, lascia. Fabio, una domanda. Che cosa hai scritto sulla maglietta? Basca. Allora. No! Dimmi come se fosse... Come se dovessi morire. Se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre. Wow! Avete capito chi è, no? Bello, bello. Mi piace questo messaggio. Non so se è una canzone o un qualcosa. No. E aspetta, lo metto. È Gandhi. Ah, capito. Vedi? Pensavo fosse una tua riflessione, invece no. Gandhi, no, Gandhi. L'ho fatta mia. No, l'ho fatta mia perché... No, veramente l'ha fatta Gandhi. No, l'ha fatta mia. Lui ha detto l'ho fatta mia. Non l'ho fatto io, l'ho fatta mia, nel senso. E nemmeno che l'ha fatta una che si chiama Mia. No. Niente, proprio stamattina mi state fumando tutto. Ecco, adesso rompo anche il microfono. No. A me piace molto Mia. Andiamo avanti. C'è anche la fidanzata collegata. Allora, Francesco, fumi in diretta, crei una nuvola di fumo attorno a te. Sembra San Patrignano dopo l'angelo. Allora, lo porto e sono 2 settimane che non tocco la sigaretta. No. Allora, volevo leggere il messaggio di mia madre che ha scritto: Betta, le magliette che ti regalo io hanno una scritta diversa, perché dovete sapere che quando ho fatto 18 anni, a parte vabbè che mi ha fatto una festa speciale fantastica, mi ha regalato una magliettina con una scritta e c'è scritto: Dio mi ha creato per, ora la parafraso un po', per romperti le scatole fino alla fine. Ecco, perché praticamente tu avrai quel tuo bel caratterino che rompe. E quindi l'ho parafrasata, perché però il messaggio è quello. E quindi sì, vabbè, mi regala magliette molto diverse. Le vorremmo anche vedere qualche volta. Devo salutare Francesca, la tua mamma, la Lazzarona, che dice: ciao Fabri, ciao Francesca. Lo porto. Perché sei isolato? Perché sto comprando dei vinili online. No, non comprare, è una console digitale, quindi non te... No, a casa io c'ho giradischi, quindi con telecamera. Sto comprando. Pensa se stessi in Rai, no? Il regista di Sala non già avrebbe preso a schiaffi. Devi guardare in camera. Siccome guarda, Paolo me l'ha messa di profilo Tutankhamon. No. Ma che Tutankhamon? Tu parla in camera, non ti preoccupare, la gente ti vede. Perché Fabrizio, io sto cercando di comprare dei vinili online, ok? Perché io che purtroppo. Che ti serve? No, tanto tu non me li vendi quelli tuoi, quindi è inutile che io. No, vai... ma che ti serve? Vediamo. Ma è dance, anni 80. No. 92.000 io cerco. 92.000 penso che non posso aiutarti. Okay. No, intanto quello dei press kits, cioè non me lo puoi dare. Cominciando con quello. Non ci pensare. Lo vedi? Cioè, io ti dico, te lo pago. No, non ci pensare. Allora, che cosa? No, ma lo sai che il vinile ha un valore inestimabile. E appunto. Io te lo pago e io lo poi lo conservo caramente. Ciccio, ma hai un fan? Hai un fan? Qua. C'è un commento su Facebook da Domenico Bonventre che scrive: lo porto con le faccine innamorate. Allora salutiamo. No, già lo conosco. Canuscio Piro, come si suol dire. Ah no, ma sembra una cosa carina però. Sì, se lo salutiamo a Domenico Bonventre. Posso marchettare una cosa, Paolo? Posso. Ragazzi, biscottificio Bonventre, le vostre migliori produzioni di biscotti, anzi le loro migliori produzioni di biscotti, pizze, focacce, tutto fatto homemade. Vi posso assicurare che sono buone, tranne Domenico che è un giovo, oggi vabbè, ce l'ho con i giovi. Ok, quando vuoi fare questi spot pubblicitari, scrivile.
No, 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 io non scrivo. Meglio, credimi. Io sono scrivo. Ritornando, mi devi vendere i vinili. Mi devi vendere i vinili. Sì. Capisci? No. Fabrizio, ti consiglio di dire sì, di annuire, di... però poi non farei niente. Vabbè, tu di sì. Ma sai cos'è? Elisabetta, sai cos'è? Chi nasce con il vinile non lo dà mai. Ma certo. La cassa da morto sarà in vinile. Con tutti quelli che hai tu, ovviamente. Così no, te li porti. Quelli entrano dentro. Bene. Poi andrò io, ci scurvecchio da voto. Mi pigliare tutto quanto. No, mi faccio cremare. Eh? Mi faccio cremare, vengono via con me. Mia, che sei cattivo. Vuoi distruggere la musica? Questa è una cattiva cosa. Non voglio distruggere la musica. Siete voi nuovi DJ che siete passati a questa console digitale. Volete caricare 30 brani in ogni chiavetta e andare lì con la valigia. Fermati. Io sono nato con il vinile. Okay. Fai da in corso. È nato solo con il vinile. Quante volte hai mixato in vinile? Non lo faccio spesso perché lavorando mi viene un po' difficile, quindi quelle quattro cose che faccio spesso e volentieri mi porto lei. Però quando perché poi devo capire anche se c'ho il tavolo adatto, se lo posso fare, perché ovviamente a giradischi prende spazio, quindi devo portarmi le valigie, mi viene un attimino più complicato. Però quando posso, dove posso, lo faccio. Perché a me piace di più suonare io con questa di qua, che è una console digitale. Stiamo marchettando qua il marchio, che amo spassionatamente. Preferisco di gran lunga però sempre di più il vinile, ma non perché lei sia una cattiva console, anzi che se ne dica, è una di fascia alta. Ma il vinile, eravamo al discorso di prima, che abbiamo fatto tante altre volte nelle puntate addietro, ha sempre il suo perché. Per ora è spenta perché giustamente Paolo ha avuto dei problemi. TGM 700 bene, quindi c'è anche è un analogico questo. Questo qua è un analogico ancora, perché quelli nuovi sono digitali. I lettori già sono digitali perché con una chiavetta riesco a vedere su due o più lettori, perché è collegata in LAN. Sì, lo so. Quindi già vado, è un po' più progressiva la cosa. Non ci sta capendo niente. No, è bello che c'è Paolo che mi guarda e mi fa... Perché giustamente è così. Vabbè, ma comunque io dico, questi discorsi ve li potete fare poi da soli. Non mi guardare così, Ciccino, ti voglio tanto bene. L'emozione di mettere le mani sul disco. Guarda dove c'ho la mano in questo momento. Non si può dire. Basta, c'è la mano. Mi rimetto nel mio angolino. Pensa che ogni corpo di chissà è una cut data. Mi rimetto nel mio angolino, scusate, fate come io. Voglio dire una cosa, ma no, da maschietto, ma non la posso dire perché poi diventerei troppo volgare. Non si dice. O la parafrasi o non la dici proprio. Allora, Paolo, mi inquadri un attimo. Mi inquadri qua sulla mano. Fabrizio, io certe cose l'ho imparato a fare così, capito? Ok. Frecciando. Esatto. Okay, ma... Allora, vedi che tu mantieni sempre la stessa cosa lì. Invece, quando cambi vinile, cambi plastica, metti le mani su una plastica diversa. Hai perfettamente ragione. Ma... lasciamo questa cosa all'aria. Chiudiamo questo argomento. Non ci puoi far ascoltare niente perché ti hanno spento la console. Praticamente Paolo ha un eccesso di assorbimento dal gruppo di continuità. Quindi cosa dovrei fare? Collegarmi diretto alla corrente. Il che implica un prolungo di un metro che io qua al seguito non ho. Come un deficiente non me lo sono portato, capito? Ho capito, giustamente, perché tutto è attaccato a un UPS. Sono due UPS, ma lo stesso assorbimento. Ma lo stesso non ce l'ho fatto. Di assorbimento avrò massimo 80 watt. Vabbè. Certo. Comunque mi sto guardando e questa luce in faccia mi piace.
Ma dico, ma qua ognuno si fa i fatti suoi. Cioè, qua c'è gente che ci guarda ancora, per fortuna, e tu ti fai i fatti tuoi. Ma io ma perché loro parlano? Io non ne capisco niente, posso dire. Solo annuire. Allora, Francesco, ricordiamo cosa? Che giorno venerdì, giorno 11 agosto, Baglio Aversa. Che spettacolo di cena! Fatta direttamente dalla Baglia Persa, con una bellissima cena tutta, diciamo, rustica. E poi, durante la cena, ci sarà un bellissimo spettacolo realizzato dai ragazzi della New Mivas, Associazione Culturale Teatrale New Mivas. Hanno ammazzato compare Turiddu. Tratto dall'omonimo, anzi dal romanzo, dal copione, dalla storia di La Cavalleria Rusticana, musicata da Pietro Mascagni. È l'opera comunque. Facciamo l'opera. Facciamo l'opera. Comunque, venerdì 11 agosto, solo su prenotazione. C'è una bella cena di tipo rustico, quindi c'è insalata di mango, straccetti di Angus, pecorino semistagionato, caponata, zucchina con speck e fontina, salti in bocca con emmental e bacon, salame di cinghiale, mortadella di cinghiale. Mi sta venendo un peditto. Poi ci sono primi busiati al pesto trapanese e finocchietto selvatico, risotto con verdure di stagione, erbe aromatiche, scorza di limone dietro Antonella, è andata a finire la scorza di limone. Poi c'è dessert, frutta fresca e cassatella, acqua, vino locale, caffè amaro, solo su prenotazione. Mentre vi gustate la cenetta, i ragazzi della Mivas vi guardate l'operetta, si sciardino. Era bella, questo però. Se l'era studiato, Fabrizio. No, non me l'era studiato. Ricordo che comunque il palinsesto della New Mivas non termina qua solamente all'11 di agosto, ma andrà avanti, perché oltre già ai spettacoli che già conosciamo, quindi 16-17 settembre con Due Vasi con la Gonna, poi ci sarà Dracula, Mosè, Parigi 1482, Le Tragedie di un Amore, insomma, un grosso palinsesto che durerà fino all'anno prossimo, quindi in luglio 2024, con possibilità di abbonamento. E ricordiamo che ci sono ancora dei work in progress. In più, cari amici radio tele ascoltatori e radio tele amiche ascoltatrici, soprattutto ascoltatrici, Embry Mike, buongiorno. Per me questo è un complimento, una buccare Paolo. Vi ricordo che la Mivas sta sempre le porte aperte per chi volesse venire a fare con noi gli spettacoli. Non ha solo che da chiedere e presentarsi là. Quindi eventualmente potete contattare il numero in sovraimpressione in alto a destra, che quindi 339 82 49046 qua e questo di qua che vedete, 339 824 9046. Parlare con informazioni contatta il 339 824 9046. Non fatevelo raccontare. Vedi come si fa? Oh, io non faccio doppiaggio, va bene? Non faccio doppiaggio. Ecco, ok, io sogno il camise e poi il camise, va bene? Okay. Detto ciò, salutiamo la Kate, scusate, ma la mia zia del cuore che dice buongiorno e poi... Ciao zia! La Katia! Ciao zia, la Katia! Ascoltando Paolo che un po' leggeva la cena, diceva mica fame solo a sentirvi. Concordo. Ma comunque, facciamo un poco... Un attimo, volevo farvi vedere un promo questa sera, Iape Mafia al Bo a Castellammare. Ma io il batterista mi sembra di conoscerlo. Ma vero, io pure pensavo... Tu sei l'unica donna per me. Oh,
sono gli U2, gli U2. Insomma, ogni volta che ci sono gli Ape Mafia c'è sempre questa festa. E quindi non fatevelo raccontare. Sì, l'immagine era speculare, bravo Fabrizio. Perché ho detto, ma lui non è mancino, perché c'è la batteria al contrario, invece no. Io sono mancione, non sono mancione. Mettiamo i puntini su lei, lui è mangione, non è mancino. E mangia da bella, quindi, è perché Paolo Di Bella. Allora Paolo, se vuoi suonare con una nera, sì, facciamo a cambio. Faccio suonare. No, ti faccio suonare con una batteria nera con un rullante cromato. Sì. Pelli remo, idrauliche. Tranquillo. E va. Io ce l'ho, avuta. Io ce l'ho avuta. I rullanti ne ho avuti anche di diverso. Di diversa fattura, con tipologie diverse di ottone, di ferro. Poi ho scelto anche il legno. Di novone, di diecione, non solo di ottone. Il legno, perché era chiaramente più caldo il suono, riesco a gestirlo meglio. Questo è stato brutto. Live e non sei microfonato, quindi. Sì, infatti. È bella, 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 ricca, pastosa e tutto. Sì, c'è una scelta di pelli, l'accordatura, insomma, devo dire che ci ho perso un po' di tempo, considerando allora, sui 25 per, anni. Per chi non lo sapesse, ma penso Fabrizio lo sapesse, lo sapeva o lo sa, Paolo, oltre a essere un grande batterista, sa suonare bene il basso, la chitarra elettrica ed acustica e la tastiera. Allora, si chiama polistrumentista. Lui non lo dice mai, perché Paolo è così, è molto estroso, gli piace cazzeggiare, però estroso. Ah, ok, scusa. Non estroso. No. ogni tanto anche stronzo, però lo dice mia moglie, sì. No. Però parla mai delle sue qualità comunque da polistrumentista, non lo fa mai, perché allora, è una persona fin troppo umile. Male. Okay, mi fai partire una bella domanda per Paolo. Paolo, tu hai iniziato con quale strumento? Con la batteria. Ah, direttamente, quindi poi dopo, ecco. Allora, la batteria, Francesco, devi sapere che la batteria chiama automaticamente a sé il basso. Sì. Perché sono il connubio perfetto. Anzi, tutte e due, se non stanno insieme, non servono a un crash. Poi, automaticamente, il basso ha le sue scale, i suoi tasti, e quindi se tu converti i tasti della tastiera del manico con quelli della chitarra, sono super giù identiche, perché anche le prime quattro corde del basso sono le prime quattro corde della chitarra, e poi giustamente converti la tastiera del manico della chitarra con quella del pianoforte, insomma, così. Ecco come ci si diventa un po'. Poi se c'hai la passione, sei bravo con il talento. A me la batteria sarebbe sempre piaciuta impararla, però non c'è stato mai un tempo. La batteria, e penso che Paolo mi può dare conferma, è lo strumento più difficile da suonare. Sì. Presumo proprio di sì, perché comunque devi avere quattro tempi diversi per gestire. No, devi avere il cervello diviso in quattro. Sì, appunto. Io lo stavo dicendo in parole diverse, ma era quello il concetto. Devi saper avere quattro tempi diversi su quattro su due braccia e su due gambe diverse. Capisco. No, i tempi non sono diversi, è la suddivisione diversa del tempo. Il tempo è unico, il tempo è sempre lo stesso. Se tu parti in, per esempio, che ne so, in tre quarti o parti in quattro quarti, sempre quattro quarti è. Poi è la suddivisione del tempo che fai diversamente in base alle mani. E in tre quarti. Alle volte c'è la possibilità anche di combinare i tempi, però sempre proporzionati. E il tre quarti ci sta sul quattro quarti, però poi devi arrivare sempre alla stessa suddivisione, altrimenti. Sì, sono. Caro Paolo, ci arriva un messaggio da Francesca Lanzanone e dice: ma voi lo sapevate che una volta Bettega aveva iniziato a suonare la chitarra? La chitarra! Elisabetta che suona la chitarra! Ma io ho fatto delle lezioni, so suonare, suon chiaro un po',
Però non mi sono mai poi dilettata nel... Non hai mai approfondito, ma magari ti fossi dilettata alle 8. Però non ti sei dilettata. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Perché devi fare questi paragoni? Ma infatti non c'entra niente. Perché troni, non ci sono paragoni. Già io, Fabrizio, invece una domanda per te. Ma tu hai un gruppo? Suoni con qualcuno? Allora, non so se già l'ho raccontato questo fatto. Hai qualcosa da farci vedere? No, purtroppo non niente da vedere, perché io prima registravo solo audio, che poi non so neanche dove siano. Allora, io misi in piedi una band e li chiamai i Fuoritempo. Perché? Ma perché? Come mai? Perché collega diverse cose. Uno, l'età non era più quella, sai che le band si nascono da giovani, no? I giovani musicisti che si mettono insieme e poi dimmi. Ma papà, parla che mi è venuta testa una domanda, finisci. E quindi noi un po' datati di età, 42, 43, 44, insomma, eravamo un po' fuori tempo, no? Ok. Poi qualora sbagliavamo il tempo, quindi andavamo fuori tempo, eravamo giustificati. La band si chiama Fuori Tempo. E poi inventammo questo fatto che le canzoni classiche napoletane le avevamo fatte in una chiave diversa, in una metrica diversa, in un tempo diverso. Quindi quella che magari è lenta da suonare, bella ritmata e così. E poi ci hanno chiamato in diversi matrimoni, si sono divertiti, portavamo addirittura 40 canzoni. Quindi non ti dico, provare 40 canzoni prima del matrimonio con un'ansia assurda, mi venne anche il dolore ai gomiti. Però ce l'abbiamo fatta. La cosiddetta gomitite. il gomito del tennista, si dice. Esatto. Però gomitite è più bello. Gomitite è più bello. Fabrizio, l'altro giorno ho avuto modo di guardare il film Mixed by Harry. Okay. Quando ti ho detto Mixer by Harry ho sentito subito iniziato l'orecchio. Ma tu, per caso, c'hai una di queste cassette che ormai penso saranno un cimelio? Ce l'hai? Tutte. Tutte, 60 minuti di musica dance. No, la voglio vedere, ti prego. Io voglio vedere una cosa fatta dai fratelli Frattasio, ma ti prego. Sì, no, ce l'ho. Nel mentre Fabrizio cerca, io volevo dire una cosina. Siccome oggi mi sono impadronito un po' qua per parlare io, eccetera, volevo portare una parte di me. Quella che sparraciugna sempre. Quindi un poco di gossip. Non fa mai male. Sì. Ok, non ti piace l'idea? No, a me. No. No. Allora, tu sei andato in vacanza? No. Invece Michel Hunziker sì. La vacanza in famiglia, Mandenesta, si Michel Hunziker in Sardegna, arriva anche il fratello. La showgirl 46enne ha affittato una mega villa in Costa Smeralda per soggiornare tutti insieme. Mischine, va. Ma la cosa più bella è che scrive: e ogni mattina mi sveglio con tanta gratitudine nel cuore. Ho qui la mia famiglia, le mie figlie, tutte, il mio nipotino, mio fratello, mia cognata e nipote. Questo mi riempie anima e cuore. Bel messaggio. Dico, per giungere alla famiglia c'era bisogno che se nia in Costa Azzurra per affettare una villa, fare la abbiamo scoperto che te ne vai lì in Costa Azzurra. Allora, una volta mia mamma mi disse, e Paolo, questa tu sa un po' come mia mamma, no? Sì. Ma mi disse questa frase. Dice: non c'è bisogno di fare pizza e panine, dice, torte per stare in semola. Abbassano pure 3 mazze di verdure. Tanto è lo stesso. L'importante è che siamo in compagnia. Vero? Vero, una bella cosa. Però quando c'hai i money. Quando c'è. Cos'è uscito? Cioè, questi qua erano la prima etichetta discografica in Italia. Avevano comprato qualcosa come 5 miliardi di lire, 2 milioni e 500 mila euro di cassette vergini per fare. Per copiare. Era la prima, aveva addirittura le canzoni di Sanremo prima ancora dell'uscita delle compilation ufficiali. Questo è quello che dicono nel film, ma non è così, perché loro riuscirono ad averle, riuscirono ad averle, però doveva sempre. Io non la conosco bene la storia.
Che bello! Ciccio, stai bene? Cioè, questa qua è l'originale del, del falso, perché di questo si tratta. It's on fire, mamma mia. Questi ormai, secondo me, fra qualche anno questi qua diverranno cimeli. Cioè, nella cassetta, nella cassetta, audio cassetta. Si sente pure, Fabri? Hai voglia. No, copiamolo bene. Mixed by Harry. Ah, che spettacolo. I fratelli Frattasio. Allora, abbiamo Ciccio in estasi. Sì, perché questa è la... Allora, Piccio, è il vinile, la cassetta. È roba vintage. Che è bello. Sono cose del... Cioè, soprattutto la musica. Quando è... Guarda caso. Tutte le... Siamo sempre al discorso dell'altra volta. Tutte le nuove canzoni sono pezzi visti e rivisitati e riarrangiati degli anni passati. Quindi il vintage sarà... Mamma, io Fabrizio ti... Ah, ti amo, lui ti ama in questo momento. Che questa comunque è solamente una parte della discografia che loro hanno fatto. Guarda, noi prima di andare in vinile, perché i costi erano un po' elevati, dovevamo andare in cassetta. E i brani li potevamo avere così, registrando qualcosa dalla radio, quando facevano le classifiche su Radio DJ, oppure e con quelle registrate su cassetta buona, la famosa TDK, sì. Insomma, riuscivamo a fare anche le feste, pensa un po', cioè con le parliamo con le piastre, esatto. L'antenato del giradischi, quindi qualcuno direbbe l'età della pietra, ma era bello, c'era veramente una ricerca dietro tutto ciò. Io credo che la mia piastra sia staccata, quindi aspetta. E mentre voi parlate comunque di amore per la musica, io volevo deliziarvi di un'altra notizia. Sentiamo. Abbiamo una nuova coppia in giro sui social. E dire, ma guè. Ma perché guardali come mi guarda? Ah, a me piace, dai. Vuoi sapere chi sono? Chi sono? Sono Valentina Ferragni e Matteo Napoletano. Ma cos'ho? Cos'ho? Dai, Valentina Ferragni, la sorella di Chiara, che che è da poco uscita da una lunga relazione, si è finalmente rifidanzata. Ma un'altra... Ciccio, ma che fai? Ti volevo tranquillizzare, Ciccio, perché so che eri un po' preoccupato. Riguardo le notizie di Ilary Blasi. Ah, proprio dalla padella alla Blasi. Per un po'. Anzi, dalla padella alla Blasi proprio. Per un po' non è stata vista sui social col suo fidanzato. Ma come mai? Cioè, che felicità ha avuto. Ma Ilary Blasi non è. Ma non è così. Non è così, perché le robe a Ociume, che fini? Sta ancora col suo attuale fidanzato Bastian Muller. Ma che ce ne frega? Io l'ho capito. Perché sta con Müller. Io lo so. Perché sta con Müller? Perché io Müller, fate l'amore con il sapore, capito? Ah, vedi? Dico. Ma va bene, era proprio lui, quello dello yogurt. Ma tu. Fabrizio, non dovevi fare questa domanda. Però ti so rispondere. Se è lui, vuol dire che lo yogurt glielo fa tutte le mattine. Ok. Arancio! Ma tu sai che di solito... Si sente male. Io volevo sapere se era proprio lui, Mule, come Elettra Lamborghini. È la figlia del signor Lamborghini. È la figlia. In realtà poi la vera mente è Ferruccio Lamborghini, quindi il nonno. Vabbè, è come Enzo Ferrari, no? Mica loro che ne sanno. Tutto parte da lì, dal nonno. Non lo so, domanda a chi da The Gossip Girl. Gossip Girl. Va bene, ragazzi, siamo purtroppo arrivati al termine. Devo per forza interrompere perché grazie, dobbiamo Paolo, lasciare... non sono mai stato più felice dell'interruzione. Dobbiamo per la lasciare chiusura. La linea Video Sicilia. Allora, Fabrizio, grazie mille per la tua, come si dice, per il tuo intervento. Perché è sempre bene accetto. Tu ormai il link ce l'hai. Quando vuoi, entri. Quando vuoi, dove vuoi, perché vuoi, com'è?
Il mio sì. È quando vuoi, dove vuoi. Hai visto? Quindi quando vuoi, vedi. È qua su Happy Web Radio. Play oltre che you. Play for you. Ecco. Abbiamo avuto con noi oggi Elisabetta Gania. Elisabetta. Grazie, veramente. Niente, salutiamo. Salutiamo, certo, hai 3 ore, sì. Non spegne niente, per favore. Non toccare nulla lì. Niente, volevo ringraziare tutti per averci seguito. Vi ringrazio, quindi. Ciccio. Il triangolo no, non l'avevo E niente, un bacione. Grazie Paolo e grazie a tutti. È stato con noi Cicciolo Portolo. Aspetta, che fa. Ragazzi. Una buona giornata e soprattutto ragazzi là ce l'hai, una buona giornata. Vabbè, vuol dire che c'hai Pink Floyd nel cuore. Esatto, vedi. Lo mette al contrario, un segnale di pericolo, quindi. Sì. E abbiamo avuto con noi il nostro Fabrizio Olivieri di Play for You. Fabrizio. Grazie a voi, ma figuratevi, io ho detto famiglia, quindi mi sento a casa, ecco. Ma assolutamente sì, sono io che non sono quando a casa, che è quella di mia moglie. Quando dici tu scendi? O saliamo noi, certo, però se noi dovessimo salire siamo assai, saliamo in giù. Io a ottobre forse vengo a Napoli. Bene, perfetto, ti aspetto. Sì, però allora. Noi aspettiamo anche te qui. Lo so, devo chiederti come funziona il touchscreen del frigorifero. Non è di quelli anche trasparenti tu? Che si vedono i prodotti dentro? No. Ah no, che peccato. No. Va bene, andiamo via. Grazie a Girolamo Lesturano per aver trasmesso questa diretta oggi anche in televisione. Ringraziamo la Paco Music Records per tutti gli artisti che sta fornendo le interviste, ma soprattutto per condividere la musica degli artisti emergenti. Ragazzi, ne vale la pena. Condividiamo, ascoltiamo e soprattutto supportiamo le web radio come Radio Play for You. Anzi, okay. Soprattutto ringraziamo i nostri amici teleascoltatori che ogni giorno stanno lì pazientemente ad ascoltarci e a sentire le nostre i nostri discorsi. Esatto. No? Assolutamente sì. E per la felicità di tutti i nostri amici napoletani, mettiamo come brano finale, è vero? Un brano augurale, sperando che piova e rinfresca ancora il tempo. Governo ladro. Fabrizio, presenta tu il brano, dai, in chiusura abbiamo l'opportunità di far ascoltare ancora una volta e tante altre volte ancora Tano Rock con Piove. Ciao! Buona settimana! Che ci facciano il condono e poi noi chiediamo perdono. Tante scuse a quelli onesti che sempre pagano in defessi. Poi aumenta la benzina, poi rincaro sigarette ed il PIL è risalita e gli italiani sempre in defessi. Perché piove, governo ladro. Perché piove, governo ladro. Piove, 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 piove. Datemi un ombrello, per favore. Perché piove, governo ladro. Perché piove, governo ladro. Perché piove, governo ladro. Perché piove, governo ladro.
ma non ti faranno un cazzo. Abusivo edificato, è reato, allora vai dall'avvocato che ti dice è reato, ma non ti faranno un cazzo. Clandestino sul mercato, è reato, allora arriva l'avvocato che ti dice è reato, e allora ti faranno un mazzo. Così.